Corso Umberto I, ci troviamo qui in Traversa Duca di San Donato, ci stanno le forze dell'ordine, gli artificieri della polizia, senza panico, forse allarme bomba, c'è un trolley lasciato incustodito, abbandonato, di cui non si sa la provenienza né il contenuto. Dalle prime verifiche sembrerebbe nulla di grave, nulla di cui temere, però giustamente le forze dell'ordine stanno facendo verifiche più approfondite. Continuate a seguire il servizio, vi terremo informati sullo sviluppo delle indagini. Stanno iniziando adesso delle manovre, stanno organizzando le forze dell'ordine per liberare appunto quello che è il robottino, che è ricerca di materiale esplodente. Si sta sgomberando ulteriormente l'area e sono stati avvisati anche tutti i condomini del fabbricato prospiciente dove è stata lasciata il trolley, la borsa con pesantissima, tra l'altro, con probabilmente, speriamo di no, qualcosa di sospetto dentro. Stanno arrivando ancora altre, c'è un imponente schieramento di polizia, oltre a due nuclei degli artificieri, anche i vigili urbani che fanno a fatica, tengono a bada il traffico. C'è un attimo di tensione, lo si percepisce nelle facce dei commercianti e degli abitanti della zona. Voi continuate a seguirci perché appena partirà l'operazione recupero noi saremo qui a filmare per tenervi informati. Sono arrivati anche in questo momento i vigili del fuoco, la situazione si sta facendo incandescente. C'è veramente un pochino di paura, lo si legge nelle facce delle persone. Ci sta sicuramente di che preoccuparsi, perché questo trolley giace da un po' di tempo abbandonato qua vicino al muro di un fabbricato. Tra l'altro è un trolley pesantissimo, perché ci hanno provato a spostarlo prima, ma immediatamente hanno avvisato gli artificieri che sono, ecco, in questo momento stanno cominciando a liberare il cosiddetto robottino che agirà per scoprire il contenuto di questo trolley. Sono arrivati in questo momento anche i vigili del fuoco, stiamo seguendo attentamente gli sviluppi della situazione. Continuate a seguirci. È una situazione veramente di altissima tensione, sono stati sgomberati tutti i negozi qui del circondario, ma anche il primo piano del fabbricato, dove è stato chiesto ai cittadini di portarsi sull'altra ala delle case, probabilmente per questioni di sicurezza, sicuramente, non probabilmente. Quindi siamo in diretta in questo momento da Corso Umberto, Vico San Donato, dove, ripeto, ci sta una situazione veramente precaria. Vigili urbani, vigili del fuoco, polizia, nuclei artificieri stanno all'opera da circa 40 minuti per tentare di capire il contenuto, se il contenuto di questo trolley lasciato abbandonato, incustodito qui in Vico San Donato, contenga o meno una bomba o dell'esplosivo o chissà cos'altro. Continuate a seguirci. Si stanno organizzando per far partire gli strumenti tecnologici per capire il contenuto di questo trolley abbandonato. Stanno arrivando altri mezzi dei vigili del fuoco e della polizia, la situazione si fa molto tesa, anche sui volti degli agenti che stanno operando in questo momento leggiamo tensione. È certamente una situazione abbastanza precaria, noi speriamo che non contenga nulla, che sia un falso allarme, ma la sicurezza, le precauzioni non sono mai sufficienti. Per cui in questo momento sta arrivando un altro automezzo dei vigili del fuoco, anche loro del nucleo artificieri, per dare sostegno a quelli che sono gli operatori di polizia che in questo momento stanno già sul posto. Ed ecco l'altro automezzo dei vigili del fuoco, corpo specializzato nucleo artificieri, che in questo momento è arrivato. Stanno facendo il giro per andare sull'altro versante della strada
per tenere bloccate tutte e due gli accessi. Ripeto, la situazione è molto molto tesa, a fatica si sta controllando il senso del traffico. Su Corso Umberto, su questo lato è stato chiuso e aperto soltanto la direttrice verso Piazza del Municipio. Alina 1000. La polizia ci chiede di spostarci, gli artificieri sono pronti per intervenire, hanno la classica tuta antiesplosivi, una tuta pesantissima tra le altre cose che impedisce anche un pochino il libero movimento, però sono esperti, per cui non possiamo fare altro che aspettare quelli che saranno gli esiti e lo sviluppo della situazione. Ormai siamo quasi pronti. Gli artificieri devono solo inforcare il casco e avvicinarsi alla borsa abbandonata, al trolley abbandonato, che speriamo non contenga assolutamente nulla se non vecchi panni in disuso o chissà cosa, ma la speranza è che non abbia esplosivi all'interno per la sicurezza sia degli operatori ma soprattutto anche dei cittadini della zona. Ecco l'operatore di polizia che nella classica tuta antiesplosivi ha piazzato quella che chiamiamo volgarmente e impropriamente la TAC, è uno strumento di alta tecnologia che verifica il contenuto del trolley, del bagaglio, diciamo così, abbandonato. Ci è stato chiesto di allontanarci perché non si sa cosa possa determinare questa verifica. Stanno arretrando anche polizia e vigili del fuoco, ma anche ci sentiamo quasi ammanettati. Sì. Ci stanno intimando di metterci al coperto, quindi aspettiamo gli sviluppi della situazione. Lo scoppio che si è sentito non era dovuto a nulla del contenuto, ma hanno fatto esplodere aria compressa per ridurre gli effetti eventuali di un contenuto pericoloso. Adesso si procederà con la verifica del contenuto, l'operatore si sta avvicinando con la classica tuta antiesplosivi per valutare cosa contiene il bagaglio lasciato qui incustodito, abbandonato. Siamo nelle fasi finali, in questo momento l'operatore sta in questo momento, si è avvicinato con grandissima cautela, sta cercando di capire il contenuto del bagaglio. Si è aperta una falla dall'esplosione di aria compressa che è stata lanciata sul bagaglio, a pelle sembrerebbe che non contenga nulla di pericoloso, quindi probabilmente anzi fortunatamente un falso allarme, per cui noi chiudiamo il servizio rassicurando i cittadini, rassicurando un pochino tutti quanti voi. Era giusto lo spiegamento di forza, era giustissimo, sacrosanto il sistema di cautela, fortunatamente è andata bene. Mo chiediamo se ci possiamo avvicinare per poter filmare. Vi chiedo scusa, possiamo avvicinarci adesso? Non è ancora in sicurezza, ci dicono non possiamo avvicinarci, volevamo darvi contezza del contenuto. Per adesso la polizia ci ha detto di non avvicinarci ancora perché non è ancora perfettamente in sicurezza. Stiamo lavorando per darvi notizia, siamo qui da 40 minuti, stiamo cercando di tenervi informati minuto per minuto sullo sviluppo di tutte le fasi di disarmo di quella che probabilmente era una bomba, probabilmente, diciamo probabilmente perché non siamo ancora in grado di darvi notizia su quello che era e che è il contenuto del bagaglio lasciato incustodito. Adesso si sta avvicinando l'artificiere, ha recuperato lo strumento spara aria compresse,
che gli ha consentito di aprire una falla nell'abbagaglio, e a breve cercheremo di avvicinarci per capire che cosa conteneva. In questo momento sono ancora piccole fasi concitate, cercheremo di sentire anche gli operatori che sono intervenuti in questa fase. L'adrenalina per questi ragazzi è a 1000 chiaramente, e quindi noi cerchiamo di capire se possiamo avvicinarci ulteriormente. Possiamo? Non ancora? Sì. Ha dato il via libera il collega? Allora, ci hanno dato il via libera in questo momento? Sì. Allora, falso allarme, straordinaria operazione di polizia. Stanno recuperando tutto il materiale utilizzato. Questi ragazzi, gli va detto assolutamente grazie sempre. Non sempre purtroppo gli viene riconosciuto i meriti che hanno. Operano per la nostra sicurezza, mettendo spesso a repentaglio la loro stessa vita. Possiamo avvicinarci in questo momento? Sì. Ora chiediamo all'artificiere se c'è la possibilità di avvicinarci e di verificare. Grazie, quindi noi adesso andiamo a riprendere quello che è il contenuto, ci stanno ancora gli agenti, i vigili del fuoco, operanti. La borsa, come ci dicevano, era pesantissima perché conteneva un'altra valigia, forse un operaio, un lavoratore ha lasciato gli attrezzi da lavoro incautamente, perché con quello che si sente un pochino Londra, Parigi, è giusta la tensione, è giusta la preoccupazione, straordinario l'intervento delle forze di polizia, alle quali va il nostro grazie a nome di tutti i cittadini napoletani. Grazie ancora, continuate a seguire il servizio per Sinapsi News, Sergio Angrisano.